Ciao, grazie mille a te, mi fa sempre molto piacere e buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Ecco Pietro, allora abbiamo introdotto così la puntata. Mercati, li hai visti anche tu, un'ottava sulle ali dell'entusiasmo, diciamo. FTSE MIB che è andato molto bene. Prima di entrare nel vivo magari dei singoli indici, dei singoli settori, magari volevo farti una domanda un po' più, diciamo, di scenario e chiederti: Covid per i mercati sembra quasi essere lasciato alle spalle. Abbiamo visto comunque indici che hanno corso molto. Ne prendo uno a esempio per tutti, il DAX, per esempio, che è un termometro importante per quanto riguarda l'Europa, che ha sfondato addirittura i 14.000 punti. Sì, è vero, soprattutto sul mercato americano la cosa è abbastanza impressionante. Pensa, immagina chi magari facciamo un viaggio di San Valentino il 14 febbraio, quindi per 3 mesi, no? Dice, fai lo sborone, porti la fidanzata 3 mesi fuori e sostanzialmente vedi il mercato il 14 febbraio e poi dopo 3 mesi il 14 maggio. E dice, vabbè, qua tutto sommato, se non vedi il durante, dice, vabbè, non mi sono perso niente, più o meno i mercati stanno un po' più su di quanto l'ho lasciato, in particolare il Nasdaq stava un po' più su. E quindi è incredibile come in 3 mesi, nonostante sia successo di tutto, alcuni mercati hanno sostanzialmente metabolizzato una roba veramente pesante, no? Da metabolizzare. Qui l'interrogativo è: siamo andati un po' troppo avanti, nel senso che le banche centrali, soprattutto quelle americane, sono intervenute con talmente tanta virulenza da far dimenticare tutto e quindi effettivamente tutto è alle spalle, oppure, come spesso succede, il mercato è andato troppo avanti. E su questo, secondo me, dovremmo guardare quello che è successo a gennaio-febbraio. Ricordi, Alessandro, che abbiamo fatto un paio di trasmissioni insieme. E diciamo, mercati che festeggiano, ti ricordi gennaio e febbraio, il mercato come spingeva? E noi diciamo benissimo, festeggiano, però non abbiamo capito cosa festeggiano. E in realtà il mercato aveva totalmente snobbato tutto quello che stava succedendo in Cina, non l'aveva apprezzato. E quindi quando si dice che il mercato ha sempre ragione, è un po' un'esemplificazione, nel senso che non è sempre vero. Certe volte il mercato sconta, certe volte con troppo ferie, certe volte con troppo panico gli scenari. Il vero tema qui, sai qual è? Che è molto difficile capire il repricing dopo Covid, nel senso che tipicamente tu hai sempre nella tua storia di trader, di investitore, comunque nella stessa storia dei prezzi, hai dei riferimenti, no? Dice, nella scorsa crisi ci abbiamo messo tot mesi per riprendere i prezzi giusti e quant'altro. Stavolta no. Perché se ci pensi è una crisi che non ha riferimenti, cioè i parametri che utilizzavamo le altre volte per crisi che erano di natura finanziaria non possono essere utilizzati adesso sostanzialmente per 3 motivi. La prima perché non è una crisi finanziaria ma sanitaria che è poi impattata sulla finanza. La seconda è perché tutti noi temiamo che in autunno, come alcuni virologi dicono, ci sarà una seconda ondata. E qui gli scongiuri sono assolutamente leciti per tutti noi. E la terza è perché non si comprende bene quanto le misure delle banche centrali possano rapidamente impattare soprattutto su alcuni settori e quanti alcuni settori in qualche modo avranno margini di riprese. Penso al croceristico, penso al fieristico e tutti questi settori qua che veramente sono in ginocchio. Bisogna capire se effettivamente le misure di stimolo saranno in grado di farlo. Quindi, insomma, è un mercato che secondo me va più navigato a vista che in prospettiva, perché se anche hai l'intuizione più straordinaria del mondo e per pura sfortuna ti capita un ritorno del Covid, nonostante magari la strategia fosse ben pensata, si conclude in maniera nefasta. Quindi, secondo Prudenza, me, prudenza, insomma, breve come giusto termine, che sia. breve termine, sfruttare la volatilità dei prezzi, sfruttare il mercato che si muove molto dinamicamente da una parte e dall'altra, essere molto flessibili nell'approccio, cioè non vederla. Cioè adesso ti ricordo, Alessandro, sto guardando un sacco di trader anche sui forum, sui social, tutti contrarian. No, il mercato sta andando troppo avanti, non rispecchia l'economia, ma da che mondo è mondo? I mercati non hanno mai rispecchiato i parametri economici, li hanno sempre anticipati, quindi non c'è da sorprendersi più di tanto che si stia andando molto avanti. Ha sempre funzionato così. Mi sorprendo che ci si sorprenda, onestamente. Chiarissimo. Senti,
FTSE MIB, Piazza Affari, è tornata sopra la soglia psicologica dei 20.000 punti, 3.000 punti in 11 sedute, nelle ultime 11 sedute, un dato direi notevole. Settimana scorsa, miglior settimana dell'anno, un rialzo del 10,94%, pensa che, lo sai, dico pensa, pensate, dei 40 titoli principali, 6 hanno chiuso l'ottava settimana scorsa con un rialzo oltre il 20%, 22 con un guadagno in doppia cifra. Se ci aiutiamo un po' col grafico, così ti lascio il tempo anche di condividere il tuo schermo, Pietro. Vai pure. Vediamo il grafico del FTSE MIB. Tu, guardando il grafico, che cosa ci puoi dire? Ma guarda, Alessandro, il grafico parla abbastanza da sé, nel senso che se io il 15 maggio, che questa candela qui, questa qua, non so se si riesce a vedere, ok, questa qua era la candela, non la ricordo, il 15 maggio il mercato chiusa a meno 2 e stava tornando sulla base di questo rettangolo. Sostanzialmente quello che è successo è che il mercato è rimasto per due mesi ingabbiato fra 16,3 e 18,3 e c'era questo traccheggio, no? Su, giù e quant'altro. Questa seduta del 15 maggio è stata la seduta della svolta, nel senso che con un engulfing bearish, quindi un'impostazione ribassista, lasciava auspicare il peggio, e invece, come spesso succede sui mercati che sono proprio nati per sorprendere, è stata testata la base di questo rettangolo, e da lì, dal 20 maggio in poi, non si è fatto che salire. Sostanzialmente da lì in poi è come se il bottone sell dei trader fosse stato inibito, e qui il paradosso è che proprio in quei giorni veniva revocato lo short, il ban dello short. Ricordi che c'è stato il divieto di Consob, che nasceva proprio per evitare sell off, invece proprio nel momento in cui è stato levato, e quindi tutti si aspettavano, diciamo, adesso è di nuovo possibile lo short, immaginiamoci che vendita, invece è successo esattamente l'opposto, cioè da quel momento in poi non si è fatto che salire, e l'indice ha fatto quello che in analisi tecnica, diciamo, è il classico movimento di esplosione alla volatilità, cioè dopo una lunga contrazione. Qui immagina il dito posto sopra un tubo dell'acqua, no? Lo puoi tenere fino a un certo punto, poi quando la pressione dell'acqua è più forte del dito, c'è questo classico movimento di esplosione, e da qui questo movimento molto, molto insistito. La domanda classica è, dice, benissimo, adesso magari mi sono perso una parte di questo strappo, che cosa fare? Secondo me costruire adesso posizioni di medio non è il momento corretto, bisogna attendere uno storno. E quindi, per chi ha avuto la fortuna di partecipare a questo rialzo, io poi magari nella seconda parte ti mostro anche un po' come sto gestendo le posizioni, che per fortuna ho abilità, diciamo, ho avuto, cioè ho in portafoglio da metà maggio, e lì ti anticipo, insomma, sarà una strategia che seguirà un po' il buon senso, nel senso non vendo tutto, non tengo tutto, una via di mezzo. Sta di fatto, insomma, che il mercato è arrivato un po' tirato, e questo però non vuol dire che bisogna andare in short selling selvaggiamente, ma insomma cercare di fare un po' di stock picking, trovare quei temi che in qualche modo possono un po' fare storia a sé. Pietro, dicevamo all'inizio che, vabbè, anche grazie alle mosse delle banche centrali, chi sta performando bene sono le banche. Ti chiedo questa cosa, prima di tutto, se secondo te è il caso, possiamo vedere l'Eurostox 50, così almeno sì. ci facciamo un'idea di cosa dice il grafico da questo punto di vista, e se è un rialzo, dato che adesso noi vediamo l'Eurostox 50, tuttavia sappiamo benissimo che anche le banche italiane hanno, diciamo, in pancia tanti titoli di Stato, quindi con le mosse delle banche centrali hanno avuto un beneficio da questa cosa. Se è un rialzo, secondo te, quello che del settore bancario, che potrebbe continuare? Sì, Alessandro, se mi consenti, prima dell'Eurostox ti volevo far vedere, se mi parli di banche, secondo me quando si parla di banche bisogna sempre partire da questo grafico qua. Vabbè, certo. Che è lo spread. Questo, diciamo, è assolutamente emblematico, e secondo me ogni trader deve avere questo grafico sempre sotto mano. Quando cerco di spiegarlo, perché quando vedi non so se si vede la mia postazione, qui dietro ci sono tanti strumenti finanziari che io monitoro e guardo a monitor,
nonostante non faccia trading su quelli. Cioè, se tu vieni qui in ufficio a me e dici: ah, ma come mai c'è il grafico dell'euro dollaro, come mai c'è il grafico dell'oro, come mai c'è il grafico spread, fai trading su quelli? Non necessariamente, ma ci sono alcuni mercati che ti aiutano molto a comprendere l'evoluzione di altri mercati, nel senso che guardare oro, bund, spread e quant'altro ti serve per capire gli impatti che questi potrebbero avere su altri asset. Detto ciò, il grafico dello spread è emblematico. Qui, secondo me, il segnale è arrivato proprio quando BCE, dopo, diciamo, l'esordio infelice del nuovo presidente, ha cercato di, come dire, tornare un po' sui suoi passi e essere più friendly rispetto a chi chiedeva un intervento. Questo, insomma, in qualche modo descrive uno spread che è passato da 280 a 100, a quasi 170 nel giro di poche settimane, e questo in qualche modo, secondo me, giustifica anche i rally sui titoli bancari. Come sai, molti bancari sono pieni di BTP. La buona accoglienza che ha avuto il mercato, anche retailer, rispetto al BTP Italia. Sappiamo che adesso è pronta un'altra emissione sempre per gli investitori retail. Questo è un segnale che in qualche modo la BCE è ben disposta. L'offerta di BTP Italia, che è andata molto bene, in qualche modo ha rasserenato un po' gli animi. Questa è stata, secondo me, la scintilla straordinaria per far riscattare, diciamo, un po' un grande feeling fra risparmiatori e BTP. Fra l'altro, giovedì, proprio nel corso della conferenza della Lagarde, abbiamo assistito veramente a acquisti veramente importanti sul BTP. Ma è chiaro, quando la BCE diciamo tira fuori dal fodero ancora una volta il bazooka, non ce n'è per nessuno. Questo è un po' il tema. Quindi la prima considerazione era sullo spread, che va sempre tenuto sotto. Tu parli di bazooka, io dico anche che io lo chiamo anche salvagente, perché quando lo chiama, poi alla fine, se non c'è la, tra virgolette, se non c'è la BCE, poi non si canta messa, come si suol dire, sui mercati certe volte. Sì, direi ancora di più per la Fed, nel senso che, diciamo la verità, essendo i mercati seguono logiche negli ultimi anni molto diverse rispetto al passato. Secondo me, prima si andava molto sui fondamentali, nel senso che tu stimavi gli utili attesi che poteva produrre una determinata azienda e ne prezzavi il valore atteso, che poi era il prezzo di borsa. Adesso è tutto un po' cambiato, e magari guardando un grafico, ti mostro, che ne so, a caso un S&P 500, negli ultimi 13 anni è abbastanza, come dire, emblematico di quello che è un nuovo approccio ai mercati, no? Nel senso che siamo partiti dal famoso 6 marzo 2019 666, e poi dal 2009 al 2020 non si è fatto che salire. E questo è emblematico di un mercato dove sicuramente ogni qualvolta c'è stata necessità di mettere mano agli stimoli monetari, lo si è fatto spesso in maniera molto brutale, e l'impressione che ho io, francamente, è che Trump voglia arrivare a novembre con i mercati sui massimi. Come sai, a novembre ci sono le presidenziali, soprattutto in considerazione di quello che sta succedendo adesso in America. Questi disordini hanno un po' disorientato, no, l'opinione pubblica e quant'altro, e tipicamente non sono favorevoli a chi è in carica adesso, chiaramente. Però, come sai, gli americani votano con una mano sul cuore e l'altra sul portafoglio, spesso il portafoglio azionario, e quindi portare gli americani al voto con i mercati sui massimi, secondo me, sarebbe l'auspicio di a Trump. E per farlo, come sai, sta esercitando da anni ormai ogni tipo di pressione su questo povero governatore della Fed, che si sente un po' accerchiato, che però poi di fatto, alla fine, nonostante invochi la sua indipendenza, alla fine ho l'impressione che poi si pieghi quasi sempre ai voleri dell'amministrazione, nonostante non è quello il suo lavoro, diciamo, di piegarsi ai voleri della politica. Però sta di fatto, questa lunga riflessione è legata al fatto che guardare un grafico di lungo termine sui mercati americani fa un po', spaventa un po', no? Nel senso, tipicamente si è sempre parlato nel passato di 5 anni, 5-6 anni e quant'altro. Adesso non facciamo che salire da 11 anni, va bene, però contestualizziamo sempre i movimenti all'interno di un gigantesco movimento rialzista, che però, bisogna dire, è anche molto alimentato dalle politiche monetarie.
Pietro, vuoi dirmi come, dato che hai tirato fuori l'S&P 500, ti chiederei come ti sei, hai avuto modo di operare, immagino di sì, di operarci sopra sull'indice americano? Assolutamente sì, mi sono preso nei denti uno stop loss micidiale, nel senso che ho mal valutato la situazione. Poi se vuoi nella seconda parte ti mostro anche la strategia perché, cioè, perché è fallita, è abbastanza evidente dal grafico. Chiunque ha provato a shortare i mercati americani negli ultimi anni si è scottato le dita. Io faccio parte di quel gran novero di trader che si sono scottati le dita. Io sostanzialmente avevo aperto un'operazione, te lo mostro qua, uno short su questi livelli. Ho detto ok, qua c'è il doppio massimo a 3.000 punti, il mercato magari se la fa una bella discesa all'ingiù. Niente da fare, ogni discesa era buona per comprare e quindi mi sono preso nei denti uno stop loss sullo short da 3.000. E adesso non ci ho messo più le mani. La cosa, insomma, importante come sempre non è prendere gli stop loss, è avere il rigore nell'accettarli. E pensa che disastro che avrei fatto se non fossi stato rigoroso negli stop. E va bene così, cioè non va bene così, però fa parte del gioco prendere un po' di stop. L'importante, come dicevo, è essere rigorosi nella gestione della posizione. Chiarissimo, chiarissimo. Pietro, prima di passare la palla a Nevia Gregorini di BNP Paribas, volevo chiederti un'ultima cosa, invece se ci puoi, ci hai parlato di una operazione che magari è andata un po' meno bene di quello che ti aspettassi, se invece vuoi fare un accenno su un'operazione invece che è andata bene in questa fase. Ma guarda, Alessandro, se vuoi l'ho descritta, ma insomma, anche qui adesso sai, dopo un po' di esperienza sui mercati, ho capito che se tu dichiari le operazioni e vanno bene, sei uno sborone, se non le dichiari, non le fai vedere, sei uno poco trasparente. Insomma, un modo per criticarlo se Comunque, vuoi. come ti muovi sbagli, insomma, diciamo Come lui così. sbaglio, soprattutto sui social network, ho visto che qualsiasi cosa si faccia, se sei trasparente e fai vedere cose, fai vedere solo le cose buone, se non le fai vedere, insomma, alla fine ho deciso che l'operazione buona l'ho mostrato oggi, abbiamo fatto un articolo proprio sul sito su Leonardo Finmeccanica, qui senza intenti, diciamo, di sboronaggine, era semplicemente per far capire come effettivamente la difficoltà, questo ti riassumo, poi chi vuole lo può andare a vedere. Il 25 maggio avevo scritto questo articolo in cui sostanzialmente vedevo qui, insomma, era un articolo del 25 maggio, l'intuizione era quella di una Leonardo che sarebbe potuta rientrare al centro dell'interesse del mercato. E va bene, fino a qui tutto a posto, effettivamente ho preso un punto d'ingresso interessante. E buono, però ti dico la verità, la difficoltà di questo trade non è stato tanto l'entry point, cioè entrare lunedì scorso, ma è stato il sangue freddo nel far correre il profitto. Ti dico la verità, questa è una delle cose più difficili, che è la cosa più complicata da gestire, perché il trade è andato molto bene. Ieri, settimana scorsa, Leonardo ha guadagnato il 26%. E questo era un prodotto levereggiato, poi magari se voi ne parliamo con più calma, insomma, niente niente, nel giro di 2 settimane avevo investito 2.000 euro, sono diventati 2.741 e quella è stata la difficoltà, nel senso avere la freddezza di far correre il profitto e non farsi ingolosire da un trade che effettivamente è andato bene. Quindi la vera difficoltà adesso, per chi è entrato, non è tanto, cioè, ok, sono entrato bene, sono contento, ma la difficoltà è stato mantenere il ditino fermo per cercare di valorizzare la posizione, che poi fa altro. Un rialzo così del 137% in 2 settimane è stato anche dovuto al fatto che utilizzando uno strumento a leva, insomma, sono riuscito a amplificare ulteriormente il rendimento. Quindi, insomma, le cose si sono messe discretamente bene, ma su alcune posizioni, sull'S&P chiaramente no, ma insomma la difficoltà in questo periodo è quella di certe volte stare fermo, è più difficile che agire. Quando il famoso detto dice fai correre i profitti, è facile a dire, ma più difficile da gestire poi la posizione in corso d'opera. Comunque, insomma, in ogni caso stavolta l'ho chiusa l'operazione, oggi l'ho chiusa in apertura su Leonardo e quindi va bene così, e insomma il profitto è stato più che lauto.
Poi insieme vediamo qualche altro titolo, Pietro, quindi resta con noi. Io saluto Nevia Gregorini, Beppe Paribà, grazie Nevia per essere con noi. Grazie a voi, ciao Alessandro, buonasera a tutti, buonasera Pietro. Ecco, buonasera. Nevia, hai sentito Pietro, abbiamo fatto un po' un'analisi sui principali indici, abbiamo visto anche il titolo Leonardo su cui ha operato Pietro, fase particolare sui mercati, comunque ne stiamo vivendo diverse in queste settimane. Volevo chiederti come ci si può posizionare in questa fase, con che strumenti ci possiamo posizionare in questa fase. Ho visto che avete lanciato sul mercato la prima gamma di Turbo Unlimited Certificate su principali indici europei e americani. Ce ne puoi parlare, perché hanno delle caratteristiche direi interessanti. Sì, diciamo, BNP Paribas è stata un pochino la prima a lanciare sul mercato italiano tutta una serie di prodotti a leva variabile come Turbo e Mini Future, e abbiamo deciso di ampliare ulteriormente la gamma con gli Unlimited per superare un pochino i limiti che per alcuni investitori, alcuni trader hanno Turbo e Mini Future. E in particolare i Turbo Unlimited hanno la caratteristica di essere open-end, quindi non avere una scadenza. Se magari appunto andiamo avanti nella presentazione, possiamo fare vedere come effettivamente i Turbo Unlimited hanno la caratteristica di essere prodotti a leva, quindi tutto quello che è fino al livello di strike, quindi a livello di barriera, viene finanziato dall'emittente. Il pricing è estremamente trasparente, in quanto per calcolare il pricing per esempio un unlimited long basta semplicemente fare il livello ad esempio dell'indice, quindi lo spot meno il livello della barriera fratto la parità, quindi ad esempio per il FTSE MIB è pari a 10.000 punti moltiplicato per un eventuale tasso di cambio, e è trasparente anche perché diciamo c'è solamente un livello di barriera da ricordare, appunto il livello di strike, che viene aggiornato ogni giorno per il livello del finanziamento. Quindi la caratteristica e il punto di forza che hanno fatto degli Unlimited un pochino il prodotto di punta, ad esempio sul mercato tedesco, il mercato francese, sono appunto due: da un lato è quello di non avere una scadenza, e dall'altro la semplicità di avere un unico livello di barriera, quindi immunità rispetto alla distribuzione dei dividendi e anche la possibilità di disinteressarsi in qualche modo della volatilità. In questo momento noi abbiamo lanciato una gamma che comprende i principali indici europei e americani, quindi FTSE MIB, DAX, Eurostox Banks. Torno magari un pochino su quell'ultima slide, Alessandro, quello delle tempistiche del knockout, perché mi sembra, ecco, ancora un pochino indietro, perché appunto abbiamo lanciato anche tutta la gamma degli indici americani, Nasdaq, eccola qua, S&P 500, Dow Jones. E mi sembra opportuno ricordare come effettivamente è una possibilità in più per gli investitori di operare sul mercato americano, molto semplice, con dei costi di entrata molto limitati, perché per acquistare un Turbo Unlimited è necessario sborsare esclusivamente pochi, neanche un euro per ogni Turbo, quindi è possibile costruire diciamo, portafogli a misura di ciascuno. Non è necessario avere un conto in dollari, in quanto il cambio viene automaticamente convertito in euro, e per quanto l'orario di quotazione sia quello naturalmente del SEDEX di Borsa Italiana, quindi dalle 9.05 alle 17.25, i livelli di, diciamo, della possibilità di violazione della barriera naturalmente coincide con l'orario americano, quindi dalle 14.30 orario italiano fino alle ore 21, quindi una possibilità in più per operare in maniera piuttosto semplice su mercati lontani. Tra l'altro magari faccio anche i complimenti a Pietro per l'operazione che
ha pubblicato su Leonardo e che, lo ricordo, ripubblichiamo anche noi nella nostra sezione del sito investimenti BNP Paribas Trade Idea, dove appunto pubblichiamo un pochino le idee di trading dei partner con cui collaboriamo, e quindi giornalmente in questa sezione appunto Trade Idea si trovano si trova appunto in alto nel menu, esatto, e si trovano un pochino tutte le idee dei partner. Ecco qua, c'è proprio pubblicato la chiusura della posizione di oggi di Leonardo, e mi interessa anche dirvi che, oltre al piacere di sentire magari qualche altro suggerimento che ci darà Pietro tra poco, ricordare che la prossima settimana, in particolare il 18 di giugno, faremo un webinar insieme all'interno dell'IT Forum, che quest'anno naturalmente non potrà svolgersi in forma fisica, ma non abbiamo voluto rinunciarci, quindi facciamo proprio questo webinar in cui ho il piacere di avere Pietro, che spero ci darà tantissime idee e suggerimenti di trading. Quindi sarà il 18 di giugno alle 15, quindi chi fosse interessato invito ad iscriversi, in quanto credo che ci sia una capienza massima. E lo stavamo vedendo, Neve, dal sito, 18 giugno dalle ore 15.05 alle ore 15.55, trading e indici, come monetizzare la volatilità con i certificate a leva. Nevia, io ti ringrazio, grazie per essere stata con noi e ci vediamo il prossimo lunedì. A voi, grazie a voi. Noi ora andiamo avanti con la nostra trasmissione, lo facciamo come sempre con la pillola macroeconomica, l'agenda, insieme a Daniela Lacà. Dopo le indicazioni che sono arrivate giovedì scorso dalla BCE, questa settimana l'attenzione è rivolta al meeting della Fed, da cui non sono attese novità in termini di politica monetaria, ma si guarda alla conferenza stampa di Jerome Powell per capire indicazioni sullo stato di salute dell'economia americana e sulle possibili future mosse della Banca Centrale statunitense. Ma andiamo con ordine e vediamo quali sono gli appuntamenti da monitorare nel corso dell'ottava appena iniziata. Nella giornata di domani, martedì 9 giugno, sotto la lente la bilancia commerciale tedesca e la lettura finale del PIL della zona euro relativo al primo trimestre. La seduta di mercoledì 10 giugno si apre con l'inflazione in Cina e prosegue con la produzione industriale in Francia. Nel corso della mattinata sono attese poi le stime economiche dell'OCSE, che pubblica il suo outlook per l'intera area. Anche negli Stati Uniti si guarda al dato sull'inflazione. Market mover di giornata è però la riunione della Fed, che a partire dalle 20 comunicherà le sue decisioni di politica monetaria. Si dirà la conferenza del governatore Powell. Giovedì 11 giugno, occhi puntati sulla riunione dell'Eurogruppo. Tra i dati macro da monitorare, la produzione industriale in Italia, oltre all'aggiornamento settimanale sulle nuove richieste di sussidi alla disoccupazione. Numerosi dati in agenda venerdì 12 giugno. Si comincia con le indicazioni in arrivo dal Regno Unito, PIL e produzione industriale. Nel corso della giornata si guarda poi al tasso di disoccupazione in Italia e alla produzione industriale per la zona euro. Nel pomeriggio per gli Stati Uniti, in uscita la fiducia dei consumatori elaborata dall'Università del Michigan. Si tratta della stima preliminare di giugno, attesa in miglioramento. Questa è l'agenda macroeconomica di Daniela Cava. Io risaluto Pietro Di Lorenzo, ancora in collegamento con noi. Ciao Pietro, rieccoci. Ah, rieccoci, ben trovato. Io stavo anche guardando su investing.com. È un articolo di OSS Trader, quindi lo potrei guardare, correggimi se sbaglio, su entrambi i siti. In questo momento ero su Investing, ho visto buy and sell, cosa comprare cosa comprare e vendere, con alcuni titoli interessanti in questa fase. Ne vogliamo vedere qualcuno? Di Leonardo abbiamo parlato, scegli pure tu, non voglio forzarti. Guarda Alessandro, ci sono sul mercato italiano ci sono un bel po' di temi interessanti secondo me. In primis c'è la vicenda Atlantia, secondo me da tenere nel mirino,
perché sul tavolo del governo, come sai, ormai con un bel po' di ragnatele sopra c'è tutto il dossier Atlantia, no? Mercoledì, peraltro, correggimi se sbaglio, arrivano i conti, no? Mercoledì arrivano i conti, ma il tema secondo me ancora più interessante dei conti è il discorso della revoca, eventuale revoca delle concessioni. Lì, ricapitolando proprio molto rapidamente, il dramma del Ponte di Genova ha aperto una pagina abbastanza anche brutta per quello che è successo circa le concessioni, e quindi di fatto. In prima battuta il governo sembrava intenzionato ad evocare le concessioni all'Atlantia e da lì il famoso sell-off. Magari se vuoi posso Vai pure, vai pure. condividere. Peraltro, correggimi se sbaglio, perché comunque Atlantia è un titolo che abbiamo visto anche nelle scorse puntate e avevamo visto un grafico di lunghissimo periodo. Togli pure il mio quadratino, che sennò si vede doppio, grazie. Non ho così, diciamo, mania di protagonismo di farmi vedere addirittura 2 volte. No, scherzi a parte, però abbiamo visto il grafico di Atlantia di lunghissimo periodo. Chi avesse investito in Atlantia magari tantissimo tempo fa rispetto poi a quello che è successo dopo il crollo del Ponte Morandi, diciamo la differenza la fai come? Sì, lì come vedi c'è questo sell-off che è evidentemente scaturito da quello che è successo a Genova, però il tema è assolutamente interessante perché sostanzialmente la politica sembrava pronta a affrontare questo dossier, ma poi in considerazione di tutto quello che è successo, evidentemente altri dossier hanno avuto la priorità per ovvie ragioni. Però secondo me siamo vicino alla Rede Razionem. Bisogna sostanzialmente i due scenari più probabili sono o una sorta di transazione e quindi Benetton che sicuramente saranno diluiti e cederanno quantomeno diciamo, il controllo e che in qualche modo insomma, trovare una sorta di accordo, una sorta di transazione, oppure un atteggiamento un po' più di scontro frontale insomma, con le concessioni che poi andrebbero revocate, ma lì secondo me si aprirebbe un lungo contenzioso legale anche dagli esiti un po' incerti. Quindi il governo secondo me è un po' incerto fra trovare una transazione e la chiudiamo lì oppure imbattersi in un lungo iter giudiziario che secondo me si aprirebbe. Quindi secondo me il tema è questo, che nel brevissimo ci si attende uno scossone, difficile dire in quale direzione, secondo me la transazione farebbe bene ai prezzi, la revoca delle concessioni no, ma in ogni caso parliamo sempre di un'azienda secondo me sana in un business abbastanza, tra virgolette, ovattato e quindi qualsiasi movimento, eventualmente un movimento violento all'ingiù potrebbe essere una buona occasione. Qui nello specifico sto seguendo anche dei bond che sono assolutamente interessanti. Quindi il primo tema da seguire è probabilmente Atlantia, sia di breve per sfruttare un'eventuale volatilità, sia di medio per sfruttare un eventuale storno anche sulle obbligazioni. Secondo tema, secondo me molto interessante, di Asorin. Ecco, Pietro mi ha anticipato perché ci hanno appena scritto su WhatsApp al 344-038-1803 proprio perché dici di Azorin, perché comunque è un titolo che è andato molto bene con la questione, diciamo, durante il periodo più caldo di fatto del coronavirus. Adesso invece sta soffrendo un pochino, volevo chiederti se ti chiedono se ti aspetti che comunque possa scendere ancora per poi approfittare eventualmente, per approfittare appunto per essere una buona occasione di ingresso, ecco. Sì, il titolo è evidentemente una storia che è stata al centro dell'interesse del mercato per tutto il periodo Covid. Qui, ricapitolando, la società ha sostanzialmente un test per diagnosticare in maniera rapida la presenza di Covid e da lì, insomma, è entrato nelle mire degli acquirenti e insomma, ha fatto sfacelli. La cosa peculiare è che da 3 settimane a questa parte, complice anche una campagna stampa di un quotidiano che insomma ha preso un po' di punta il titolo, insomma aprendo anche delle riflessioni, non so se più o meno giuste, sul pricing di questo presidio medico che è sicuramente più alto rispetto ad altri, ma insomma
noi interessa più lato prezzi, la cosa che è abbastanza evidente è che questo movimento è stato veramente brutale. Qui insomma ho tracciato non a caso, diciamo, questo supporto. Secondo me area 150 è un punto d'ingresso più comodo. E quindi tipicamente, secondo me, attendere con pazienza un eventuale test di 150 potrebbe essere un punto, diciamo, che ti fa entrare con un po' più di relax. Qui però bisogna essere attivi, nel senso che non puoi immaginare che magicamente eventualmente il prezzo arriva a 150 e rimbalza, non è evidentemente detto, quindi bisogna essere molto reattivi. Se effettivamente assistiamo a una reazione degli acquirenti, bene, viceversa, molto rigorosi nell'applicazione degli stop loss. È un po' come mettere il dito nell'acqua in una vasca, non hai la percezione se sia sufficientemente calda o fredda, e quindi si prova col ditino. Se è troppo calda ti scotti il dito e prendi lo stop loss e non tutto il corpo, quindi qui vanno fatti un po' di tentativi, perché effettivamente la volatilità invoglia a fare questo tipo di test, perché se l'acqua è troppo calda ti scotti il ditino, ma se l'acqua è la temperatura giusta ti fai veramente un bel bagno. Intendo che c'è un buon rapporto rischio-rendimento, nel senso che se prendi un buon punto d'ingresso il rimbalzo potrebbe essere molto violento, ma viceversa bisogna essere pronti a chiudersi. Quindi è un titolo che anche qui farei più per l'intraday o per un discorso breve che per un discorso lungo, su cui effettivamente si è fatto tanto, ma la correzione, diciamo, è stata violenta quanto il rialzo, quindi è un titolo su cui, insomma, bisogna allacciare bene le cinture perché si muove molto rapidamente. Pietro, altre idee di trading tue? Ho visto sempre da questo articolo che ha un buon segnale di inversione CNH. Di solito spesso parliamo di FCA, direi che CNH a volte la trascuriamo, quindi può essere interessante parlarne. Sì, questa qua ha avuto da metà maggio in poi è successa una, tu ne parlavi in apertura, una sorta di rotazione settoriale, dove se fai caso, se guardi le performance il 15 maggio, c'erano sostanzialmente i titoli più bastonati, e penso a Mediobanca, anche lì dovremmo aprire una parentesi piuttosto lunga, nonché CNH, nonché Leonardo, nonché Popolare Emilia Romagna. I titoli che in qualche modo sono stati più in sofferenza sono stati riscoperti al mercato. Guardando il grafico di CNH troverai, insomma, il segnale grafico interessante scaturisce da questa rottura di questo movimento al pari del FTSE MIB laterale, che poi è terminata col breakout di venerdì, una seduta a più 10, rialzo in doppia cifra, volumi e volatilità in espansione, il classico segnale in cui capisci che non sono entrati i piccolini ma sono entrati effettivamente le mani forti, quindi altro titolo da monitorare. Qui il tema è sempre lo stesso: conviene entrare dopo che un titolo ha guadagnato il 25% in 6 giorni? Dipende da che logica hai. Se hai una logica di lungo termine conta poco, se hai una logica più tipo la mia, più da trader stretto, effettivamente fai un po' fatica a entrare così, e quindi ci vuole una dote di cui tanti noi parliamo, ma pochi, me compreso, abbiamo, che è la pazienza. Cioè certe volte non bisogna avere quella paura di perdere il treno e entrare a tutti i prezzi, ma sapere anche aspettare. E quindi il trader di qualità non è solo quello che clicca molto rapidamente, ma anche quello che, come un check-in, attende pazientemente il punto, diciamo, che ottimizzi l'ingresso, e secondo me, insomma, una dote che non deve mancare. Pietro, andiamo su qualche altro titolo. Ho visto che cioè, tra i titoli di interesse in questa fase ci può essere anche Saipem. Sì, Saipem è interessante. Se vuoi, tornando a quello che è l'operatività in certificati, ti mostro anche quelle che erano le precedenti. Ok, se vuoi, anche qui Nevia parlava di quelle che sono intuizioni che talvolta pubblichiamo sul mondo certificates. Basta andare sul sito SOS Trader nel blog e poi clicchi su strategie sui certificates. C'è un po' quella che è l'operatività, insomma, i titoli nel mirino. Abbiamo detto Leonardo, che era pronta a rimbalzare il 25 maggio, effettivamente lo ha fatto. Poi c'era lo stop, quello di cui anche abbiamo parlato, S&P 500, sì. Doloroso da S&P 500.
Poi c'è questa bella operazione su Intesa San Paolo. Vediamola, Pietro, vediamola, sì, perché ce l'hanno appena chiesto Intesa San Paolo. Questa era del 20 aprile, sostanzialmente vedi, Intesa era in questa situazione che lasciava auspicare rimbalzo, effettivamente rimbalzo c'è stato, ti mostro a sfregio di tutte le leggi sulla privacy la mia piattaforma reale, e qui c'è proprio il certificato su Intesa San Paolo che era stato proprio acquistato il 20 aprile, e qui anche qui l'abilità è stata quella di portarlo avanti. Il prezzo di carico, come vedi, è molto diverso rispetto al prezzo attuale. In questo momento c'è un profitto virtuale del 182%, dovuto anche, come sempre, a questo effetto leva che ha in qualche modo caratterizzato l'operazione. E qui insomma c'è la classica ambash, se liquidare subito o meno. Io, come ti ho anticipato, la mia strategia è attendere un segnale di debolezza per liquidare. In questo momento ho in portafoglio, come vedi, BPM, Intesa San Paolo, e questo è certificato sull'SP che è andato a knockout, quindi ha perso, vedi, l'intero valore. Oggi c'è stato il take profit, vedi, questo qui su Leonardo, e quindi insomma la strategia che sto adottando è liquidare il portafoglio, ma senza farsi prendere dalla smania di volerlo fare a tutti i costi, nonostante sia su BPM che su Intesa, su questi due certificati di cui ho parlato in questi, insomma, negli articoli periodici che scrivo. C'era anche questo su Natural Gas, che il certificato è scaduto, anche questo è stato un bel trade. Insomma, la strategia che sto utilizzando è cercare di smontare il portafoglio, però appena vedo debolezza, cioè non voglio mirare a prendere il top, aspetto un briciolo di debolezza sul titolo BPM Intesa per liquidare la posizione. Per ora non la vedo, tipicamente credo che aspetterò mercoledì, vediamo un attimo la Fed come si mette, se la Fed come, insomma, vediamo un attimo se vuole spingere ancora i mercati oppure siamo a posto così, e quindi in linea di principio attenderei quello che succede mercoledì, ma come al solito cerco sempre di utilizzare il buon senso, cioè non sono tipo on off, vendo tutto, compro tutto, cerco insomma di smontare il portafoglio a pezzi. Oggi ho fatto il pezzo di Leonardo, e mercoledì se vedo segnali di debolezza magari faccio un altro pezzo e poi faccio l'ultima vendita eventualmente su BPM. Su BPM poi è stato un bel trade, fortunato in verità, perché avevo preso un certificato che avevo un knockout a un euro, e la fortuna è stato proprio che il titolo, adesso magari te lo mostro, perché diciamo tutto, Alessandro, certe volte insomma anche l'elemento fortuna nel brevissimo termine ha una sua valenza. Come vedi, questo knockout a un euro vuol dire che sostanzialmente se il certificato, se il sottostante toccava un euro, il certificato andava a zero. E pensa qui, insomma, me la sono vista proprio brutta, nel senso che il prezzo ha fatto, vedi, ha sfiorato proprio un euro, e da lì è partito questo movimento impressionante che poi ha generato un profitto del 145% quasi. Quindi insomma, qua passavamo da 0 a più 145% nel giro di poche sedute, sono stato indubbiamente fortunato a insomma, aver preso un certificato che ha sferrato il knockout, ma insomma essere andato dalla parte giusta. Insomma, un pizzico di fortuna non guasta mai, ma è anche vero che la fortuna aiuta gli audaci. Ecco, e insomma, e tu sei un audace, Pietro. No, scherzi a parte, Pietro, volevo chiederti, ci chiedono un'altra cosa, hai parlato del natural gas, che è una materia prima, ci chiedono proprio per te il caffè, un'opinione sul caffè, come sta andando. Ho visto il grafico un po' sulle, tra virgolette, come si suol dire, montagne russe, però volevo chiederti cosa ne pensi. Sì, diciamo il caffè è un'agricola che insomma ho fatto molto bene negli anni scorsi, quando effettivamente il prezzo era andato su valori intorno ai 90, sotto i 90 addirittura, che erano abbastanza, insomma, valori abbastanza incongrui secondo me rispetto al prezzo fair value del caffè. Adesso effettivamente stiamo andando su e giù sulle montagne russe. Il problema sul caffè è anche trovare uno strumento con cui farlo facilmente, perché come sai uno dei problemi delle materie prime è che spesso non ci sono strumenti efficienti, i futures sono spesso appannaggio di poche piattaforme, non tutte le piattaforme offrono i futures sul CME, e quindi bisogna trovare un prodotto che sia un CFD, che sia un ETF
come dire, che replichi, il MTC che replichi in maniera onesta il prodotto, che in qualche modo ti consente, insomma, di trasformare l'idea in una strategia efficiente, perché se poi vai su prodotti inefficienti, magari l'idea è buona, il prodotto però non è efficiente e quindi non si mette bene. Diciamo, in questo momento aspetterei un attimo, perché è veramente difficile da leggere, perché come sai dipende anche in parte da quello che sta succedendo in Brasile. Lì la situazione sta un attimo precipitando lato Covid, come sai oggi il presidente in qualche modo ha inibito quelli che sono i dati, non è un bellissimo segnale secondo me, e dipende anche molto dal meteo, quindi due variabili molto complesse per me da analizzare, quindi aspettare un attimo che la situazione si tranquillizza per trovare un punto d'ingresso magari un po' meno, diciamo, legato a questi elementi esogeni. Pietro, io direi che per la puntata di oggi concludiamo, ma direi che ci rincontreremo presto a Borsa in Diretta. Grazie mille per essere stato con noi, Pietro. Grazie mille a te, spero anche di rincontrarci fisicamente, vuol dire che questo periodo così buio è passato e quindi il peggio. Speriamo, speriamo, perché anche per i pochi che non lo sapessero, comunque Pietro, tu sei impegnato in prima linea in un evento molto importante che negli ultimi tempi sta prendendo sempre più piede, che è Investing, e quindi direi che sarebbe l'occasione migliore per potersi rincontrare. Sì, assolutamente, noi ti anticipo che il 25 settembre abbiamo la prossima data di Investing e siamo assolutamente determinati e vogliosi di fare l'evento fisico. Gli eventi online sono interessanti, ma noi preferiamo sicuramente l'evento fisico. Sì, sì. E quindi ci stiamo assolutamente impegnando per farlo. Naturalmente ci devono essere le condizioni sanitarie giuste. Noi, insomma, se le cose continuano a procedere con la curva dei contagi così, siamo assolutamente fiduciosi. Certo, sarà un evento diverso dagli altri, perché bisogna rispettare la normativa della distanza sociale, nonché, insomma, c'è una normativa da rispettare come tutto, però così come ci siamo abituati ad andare al ristorante con certe cautele, così come ci siamo abituati ad andare in palestra con altre cautele, ci abitueremo anche andare agli eventi con le stesse cautele poi sostanzialmente, quindi l'appuntamento mi auguro veramente di cuore che di rivederci tutti insieme fisicamente il 25 settembre a Roma. E soprattutto io sono abbastanza curioso di sapere se ci sarà un trailer come fate di solito fate dei trailer molto simpatici, magari prenderete spunto da questa situazione, magari di continue call, di continui web. Non voglio spoilerare, ma c'è qualcosa che bolle in pentola. Perfetto, Pietro, grazie mille, ci sentiamo presto. Ciao, cara. E grazie.